Torino ha ospitato la 2 giorni del Festival dell'Oralità Popolare, organizzato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare in collaborazione con il sostegno di numerosi enti, compreso il Consiglio regionale. L'evento è giunto alla 9ª edizione. Si sono date appuntamento a Torino decine di esperienze di socialità che stanno crescendo in tutta Italia, dalla Biblioteca Condominiale di Milano alla Social Street di Bologna. Presentato anche il Fondo di Letteratura e Linguistica donato da Tullio De Mauro e le immagini stradali su corpo e riti tradizionali. Musica, danze popolari e una cena multietnica per 180 persone hanno riempito di allegria Piazza Carlo Alberto. Siamo giunti alla 9ª edizione del festival. Quali sono le novità per quest'anno? Ogni anno il festival diventa più ricco perché la rete diventa più grande. Quest'anno abbiamo avuto delle missioni importanti, tutta una serie di territori che ci hanno raccontato altre storie che stiamo mettendo in rete. Queste storie però fanno immediatamente emergere, soprattutto parlando di Corleone, che esiste una buona tradizione ma esiste anche una cattiva tradizione. Infatti in questa edizione stiamo parlando fortemente del rapporto tra mafia e riti. L'Italia è fatta di riti e feste sentitissimi, abbiamo l'esigenza di fare un'analisi di questi.